Ciao a tutti. Nella nostra vita ci sono verità che sono considerate indiscutibili. Tavola pitagorica, le leggi della logica, il giorno del primo volo umano nello spazio, il sistema cronologico dalla nascita di Cristo. Riguardo a quest'ultimo, alcuni ricercatori sono sicuri che interi millenni nella storia dell'umanità siano stati semplicemente inventati dagli esperti nel XV-XVI secolo. Ci parleremo subito di come ciò potrebbe accadere. E finché non guarderai questo video fino alla fine, non giudicare coloro che hanno osato dubitare di 2000 anni dalla nascita di Cristo. Vedremo cosa hanno trovato questi ricercatori. Ecco, ad esempio, un ritratto di August Ludwig Schlözer, uno degli autori della teoria normanna sull'origine della statualità russa. Sotto il nome c'è la data, 1735, anche se, aspettate, al posto della cifra 1 c'è una lettera latina I. E perché? Forse è una specie di malinteso. Ed ecco la stessa situazione nel ritratto incisorio del compositore italiano Carlo Broschi, che risale al 1795. La lettera latina I è separata dai numeri con i punti. La data 1524 è scritta allo stesso modo sull'incisione di Albrecht Dürer. Vediamo che la prima lettera è raffigurata come una lettera latina I. Come nel caso precedente, è separata con i punti su entrambi i lati, in modo da non essere accidentalmente confusa con i numeri. Ma forse si sbagliano anche qui. Sull'incisione con questo marchio editoriale medievale, la data 1597 è scritta sul nastro sinistro in numeri arabi. Qui il numero 1 è indicato come la lettera I, separata da un punto dai numeri 597. Ma perché? Ho l'incisione del Hans Baldwin Green, un artista rinascimentale tedesco, che raffigura angeli e Gesù crocifisso. Qui puoi vedere che la prima cifra che indica 1000 è radicalmente diversa dalle altre due unità e assomiglia in modo sospetto alla lettera inglese J. Quindi lui, questo Hans Baldwin, era consapevole della differenza tra il primo simbolo della data e il resto. Quindi, cosa significa la lettera I con il punto o J? La spiegazione più logica è l'ortografia abbreviata del nome di Gesù. Quindi vediamo o greco, o latino, o tedesco, francese, o inglese. I, la prima lettera nella parola Jesus. Ma i cartografi imperiali russi sono andati ancora oltre e hanno annullato completamente 1000 anni. Davvero, perché preoccuparsi? Su questa mappa navale russa, pubblicata durante il regno dell'imperatrice russa Elisabetta Petrovna, cioè a metà del XVIII secolo, è chiaramente scritto questo, scritto e misurato secondo il decreto della maestà imperiale dell'anno 740 del capitano della flotta Nikolaev nell'anno 750. Su questo stemma tedesco medievale della Sassonia occidentale, la data è anche scritta senza la prima cifra, quindi leggiamo 519 e 527 anni della nascita di Cristo. Qui potresti ancora pensare, e allora? Le persone spesso si sbagliano. Ora chiediamoci perché gli stessi italiani del Medioevo chiamavano i secoli come se non ci fossero 1000 nella datazione. Perché, per esempio, italiani del XV secolo, cioè quelli che vivessero nel 1400, chiamavano i loro anni semplicemente 400, che 1000 non si sentivano nemmeno, e così in ogni secolo. È interessante notare che questa disgrazia iniziò nel 1200, che furono chiamati 200. L'accademico russo Anatoly Fomenko e il suo collega Oleg Nosovsky, dopo ampie ricerche, sono sicuri che la cronologia della nascita di Cristo sia condotta più correttamente dalla metà della fine del XII secolo e le fonti scritte più antiche risalgono non prima dell'VIII e IX secolo. Il sistema cronologico a noi noto dalla nascita di Cristo, con o senza 1000, come su quella carta marittima, compare nelle fonti scritte solo nel XV secolo. Ad esempio, nel ritratto della coppia Arnolfini, dipinto dall'artista rinascimentale olandese Jan van Eyck, se ingrandisci puoi vedere la data di creazione del dipinto, ma i due simboli sono sconosciuti agli abitanti moderni. Sembra più una russa L con un ampio anello in cima. In realtà c'è scritto 1434. Questo è un altro ritratto di un uomo con un turbante rosso. Nella cornice è incisa la data 1400 in romano e il numero 33 in arabo. E questa è la Madonna con bambino in Italia, con un'incisione romana del 1429.
Se assumiamo che queste date non siano false e non siano scritte retrodatate successivamente, si scopre che nel XV secolo, nei paesi d'Europa, il sistema del calendario della nascita di Cristo cominciava appena ad essere messo in atto. E come stavano le cose con le date nel 300? Le difficoltà iniziano proprio qui, quando si cercano le date nei dipinti e nei documenti. Eventuali date scompaiono dalle fonti scritte. Per esempio, da una mappa come questa, che per qualche ragione è datata 1350, e guardate questa, hanno deciso di datarla alla metà del XIV secolo. E perché non è scritto da nessuna parte? I maestri medievali non si sono presi la briga di fermare le loro opere sui dipinti. Stessa storia. Gli scienziati lo spiegano con il fatto che ai cristiani timorati di Dio non piaceva pubblicizzare i loro nomi. Ok, va bene i nomi, ma la data che cosa ha a che fare con questo? Non sono riusciti a trovare registrazioni originali delle date di creazione dei documenti prima del XV secolo, oppure sono state ritagliate o cancellate. Ci è stato detto che questo era spesso praticato nel Medioevo per risparmiare materiale per scrivere. O forse le opere datate dagli autori sono nascoste negli archivi dei musei. È logico supporre che fino al XV secolo esistesse un sistema cronologico diverso, o ce ne fossero diversi. Cioè, fino al XV secolo le date sembravano completamente diverse, e solo dopo il Vaticano stabilì le regole uniformi di registrazione, dove è già stato aggiunto il millennio della nascita di Cristo. È curioso che la grande parte dei testi antichi nell'antico greco, ebraico, latino risalga non prima dell'XI-XIV secolo. Si ha la sensazione che per più di 1000 anni anche l'Europa e la Russia abbiano fatto quello che hanno fatto copiando uno dall'altro, senza creare praticamente un unico nuovo genere. Più di 1000 anni vissuti, ma niente di nuovo. Spesso venivano create opere d'arte più primitive. Per più di 10 secoli, le stesse storie antiche e bibliche sono passate nella storia del mondo come un giorno, senza lasciare praticamente alcun accenno ai nuovi eventi significativi nella cultura materiale popolare. Molto probabilmente, questi 1000 anni, così come quelli antichi millenni avanti Cristo, non esistevano. Stiamo passando ai cosiddetti stati antichi all'incirca nello stesso periodo del IX al XIII secolo della nascita di Cristo. E voilà, emerge un quadro completo degli anni passati. Saturi di eventi, rivoluzioni, riforme, intrighi, azioni militari e così via. L'antichità e il Medioevo sulla tavola cronologica di Pierre Duval, creata nel XVII secolo, mostra chiaramente che gli europei per molto tempo non sapevano cosa inserire nei primi anni della nostra era. Nei tempi antichi hanno praticamente incasinato le date, allungando la storia del mondo, hanno commesso molti errori. Ad esempio, Abramo, che era considerato un contemporaneo del re Assiro Nino e di sua moglie Semiramide, scienziati l'hanno spostato nell'antichità per altri 1000 anni dall'era dei suoi contemporanei. Alcuni specialisti del XVIII secolo amarono così tanto i fatti del passato recente degli antichi che anche il popolo della Tartaria medievale iniziò ad attribuire 4000 anni di storia. Qualcuno può dire che è tutto inventato e continuerà a credere alla versione ufficiale della storia, ma anche quella è stata scritta dalla gente comune in carne e ossa e potrebbero sbagliarsi anche loro. Potrebbero mentire o nascondere qualcosa intenzionalmente o hanno fatto un errore nella matrice. Come qui, vedi, due Napoleoni, primo e terzo, con una differenza di 50 anni, diventano il capo della Francia, sopprimono la rivolta in Irlanda, combattono in Turchia, entrambi hanno figli che nascono e muoiono anche con una differenza di 50 anni, e i ricercatori trovano solo un paio di centinaia di coincidenze casuali per queste personalità duplicate. Ma c'è ancora uno spostamento di Caterina di 1168 anni, a seguito del quale la storia della Russia ripete la storia dell'antica Roma nei minimi dettagli. Sembrano due auto della stessa serie, prodotte dalla stessa fabbrica, anche se con un gap di 1168 anni. Non appena il cronista romano cita la versione in connessione con la guerra, il suo collega russo risponderà sicuramente e con un margine di 1168 anni inserisce nella cronica messaggi sulla riuscita guerra di Rasin proprio in Persia.